Ciao a tutti ragazzi, dal vostro Gino Smile e bentrovati su Kingdom Hearts. La scorsa volta ci eravamo lasciati a questo salvataggio prima di un presunto boss o una cosa del genere. E quindi andiamo a vedere che cosa c'è da fare. Voi non vi avevo ucciso? Sarà che uscendo e rientrando dalla partita, resetta i nemici. Per fortuna sono molto facili. Andiamo di qua. Visto che c'era anche un segno sulla parete, quello poteva aiutarmi a capire che di qua c'era la roba cattiva. Ma vabbè, l'importante è averlo scoperto. E quindi da qui possiamo proseguire all'interno di questo fantastico mostro marino o una cosa del genere. Non male come ambiente. Ma quelli sono... che carini! Sono super inquietanti, però... dai, sono belli. Covo di Ursula. Oh, mi ricordo che ci avevano detto di colpire il calderone con la magia. Quindi lo faremo tranquillamente. E succede niente? Ah, ci sono Flotsam e Jetsam anche. Ma non possono morire, no? No, vengono storditi per un po', mi sa. Allora, facciamoli fuori. Ora, Ursula è attaccabile, sì. Fantastico. Ah, perché mi dicevano di colpire il calderone? Dai qua. Ma la smette? O continua così per sempre? Grazie per aver finito. Grazie anche a chi mi ha messo aero addosso. Immagino Paperino ormai morto. Scusa, curati. Tizia, non è che per caso ti fermi? Ma io volevo fare stop. Si è scordato. Non posso stopparlo, ho solamente sprecato un sacco di magia. Ora ha fatto qualcosa nel calderone. È bianca. E ha sparato roba. E l'ha fatto di nuovo. Non so in cosa consista questo combattimento a questo punto. Posso colpirla, però poi fa questa cosa e non mi piace. Calderone, aiutami. Spara una roba. Ma non capisco che cosa faccia. A parte... vabbè, vediamo. No. Appena cerco di attaccarla fa così. Quindi la chiave è sicuramente il calderone. Ma non capisco come. Soprattutto se devo costantemente usare la magia, come faccio a ricaricarla? A parte picchiare continuamente le due murene. Ovviamente. Quella è un modo per ricaricare la magia, ma... wow, wow, wow. Va bene, dobbiamo capirlo questo combattimento, eh? Non ho niente per ricaricarmi la magia. Quindi, che si fa? Mi sa che anche questo tentativo è andato ai pesci. Ha! Ai pesci. Va bene, la smetto di fare battute stupide. Non mi piace quell'attacco che fa. Mi sfugge il senso di tutto questo. Davvero, non capisco che cosa vuole dalla mia vita questo combattimento. Non è abbastanza chiaro per me. E non ho pensato a equipaggiare un etere su di me. Maledizione, Ursula, stai ferma un secondo. Loro sono morti, io non ho magia. Che divertimento. Ho dato eteri a tutti, tranne che a me. Che è l'unica persona che può fare qualcosa di utile in questo combattimento sono io. Come al solito. Eccola. Mi hanno ucciso i due scemi. Ok, questa è l'ultima volta, promesso. Ora... nell'ultimo tentativo ho capito finalmente che cos'era il problema. Devo attaccare più volte il calderone per farlo scoppiare. Dopodiché posso attaccare la tizia. Se magari mi lasciano in pace un secondo questi maledettissimi cosi. Oh, ora, dov'è? Becca quella giusta. Colpisci lei. Ora lei farà tornare il calderone a posto. Però prima posso darle un paio di colpi. Non ne tolgo nulla. Dai, però lasciami in pace. Ma perché non attacca mai gli altri? Ah no, mi avevano curato nel frattempo. Fire.
Tra l'altro Paperino è un mago, no? Perché lui non fa questa operazione? E devo fare tutto io. Va. Comunque la chiave è stata darmi degli oggetti che mi ripristinano la magia. Perché ho notato allo scorso tentativo che arriva a un certo punto in cui io arrivo senza magia. E quindi se non posso distruggere il calderone, ciao ciao a tutti. Ora lasciatemi in pace per un secondo. Devo solo fare questa cosa. Dai. Perché non succede niente? Dipende dalla... E dai. Lasciatemi in pace. Fire. Maledizione a me che ho tolto fire da là sotto. Dai che ci siamo quasi. Il prossimo è l'ultimo. Ok. Dov'è Ursula? Qua. Vediamo quanta magia riesco a ripristinare colpendola. E dopo vediamo se riusciamo a farla finita. Comunque non mi sta divertendo questo combattimento, lo trovo piuttosto noioso. Vediamo, sicuramente più combattimento rispetto a quello del Bao Bao della scorsa volta. Però, con tutta questa roba che ti colpisce a caso, non è fantastico. Vedi qua Ursula che vola in giro e non se la prende con nessun altro se non con me. Energia. Oggetti. Mega etere. Ok. Ora comincia col fire. No, non a lei. Qui. Aspetta, veloce, prima che cominci a venirmi addosso. Ti prego. Ma perché si mette sempre in mezzo? Dammi un etere. Oh, abbiamo finito. Ancora no. Smettetela di attaccarmi. Mentre faccio energia, tra l'altro. Loro sono tutti morti. Vai giù, dove vai? Oddio, che odio questo combattimento. Ci vuole una quantità di magia enorme. Oh, è morta. Ok. Ah, ora possiamo fare questa cosa, premendo cerchio ripetutamente. Posso fare anche altrove? No, assolutamente no. C'è qualcosa da puntare, sì. Non si apre questa? Non posso... Ah, ecco. Non si apre né col pendolo né con le magie. Ah, interessante, quindi a cosa serve? Domandone del giorno. E qui? Ah, esamina. Ci sono dei ricci di mare nascosti. E se io volessi farci qualcosa? Per esempio? Il riccio di mare l'abbiamo già visto altrove. Era una specie di esplosivo che non si poteva far esplodere. Lasciamo perdere, va? Evidentemente qui non possiamo fare ancora nulla. Vediamo di qua invece dove si va. Ah, devo cercare un'altra via. Devo tornare indietro a piedi. Mi sta anche bene. Vediamo al... castello di Poseidone, del re Tritone, ecco, così si chiama. Lì forse troveremo la risposta che stiamo cercando, almeno me lo auguro. Esci di qui. E ora dovrei andare verso destra, c'era il bivio. Mi ricordo dove sto andando, tranquilli. Credo, a volte, non ne sono sicurissimo. Comunque io sono salito di livello visto che mi ha aumentato solo la vita, che comunque non fa male. Anzi, tieni, tutto tuo. Questo Keyblade è tutto per te. Di là c'è il salvataggio che non ci serve più. Aspetta, non ho equipaggiato, mi sa, l'abilità di gruppo. Ecco perché non me lo fa fare. Ora forse? Sì, premendo cerchio ripetutamente nuoto più veloce. Fantastico. Ora sarà molto più facile tornare indietro.
Da qui vediamo chi c'è. Ah, uno di questi è fattibile, tranquillamente. Tieni. Ah, non è più attaccabile. Ah, certo, perché si deve dividere. Sicuro. L'avevo quasi dimenticato. Perché tutti quanti mi stanno impedendo di attaccare? Oh. Allora. Ah, lì ce n'è un altro, ma non ci interessa. Dai, torniamo indietro. Vediamo. C'era lì l'ingresso al covo. Con il robo che ha attivato Sebastian. Di qua mi sa che dove voglio andare io. Perché effettivamente c'era quel posto in cui... Ehi, 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 torna indietro. Non dovrei essere in grado di attraversare questo posto adesso? Ah, ecco sì, sto tornando indietro. Volevo andare qui a destra. Visto che il delfino non mi ci portava. Dove si va? Ah. Beh, almeno ci ho preso. Ah, e quindi il combattimento che ho fatto prima era la fase 1. E ora comincia il vero divertimento. Fantastico. Prevedo robe brutte, visto che Pippo è già riuscito a morire. No, Paperino. Mi morde, mi toglie mezza vita con questa cosa. Ma tipo che la posso attaccare anche? O devo solo subire quello che fa lei senza poter dire nulla? No, posso attaccarla. E penso che prenderò danno da fonti random per un anno e mezzo. Secco. Queste lucine che compaiono ogni tanto sono quello che sembrano. Beh, proviamo ad attaccarla. Ha anche un sacco di vite. Ok, odio questo combattimento già adesso. Non è neanche un attacco quello che sta facendo. A caso ci sono dei punti in cui si viene colpiti. È divertente. Davvero, tanto. No, vai via. Ci fosse almeno un modo per... comprendere, no. Ci sono dei punti in cui si viene colpiti. Odio le cose fatte a caso nei videogiochi. Mo mi morde. E il bello è che mi attira, quindi non posso neanche uscire con lo sprint che ho guadagnato proprio adesso. Chissà se c'è un modo di stordirla, di fare qualcosa. I miei compagni sono perennemente morti, perché di sicuro loro si vanno a fiondare dentro quelle zone in cui si viene colpiti per forza. E forse non sono neanche casuali, mi punta. Perché vedo che atterrano sempre su Paperino e Pippo. Quindi mi devo muovere di continuo, essenzialmente. Ripeto che non mi piace questo combattimento. Non posso attaccarla costantemente, perché come sto fermo, vengo ucciso. Già. Ha 3 barre della vita questa ragazzina. 3 barre della vita. Signore e signori, potenzialmente siamo di fronte allo scontro che mi piacerà di meno in tutto quanto il gioco. Ma vediamo come va, no? Faccio una combo e me ne vado. No, non di là, Sora, sei un idiota. Quando dico me ne vado, intendo non in bocca al nemico, ma dall'altra parte. Sì, sono essenzialmente dei grandissimi imbecilli, i miei compagni. Non fanno neanche il minimo indispensabile per andarsi a togliere dall'attacco di questa... simpatica ragazza. Non posso attaccarla più di una volta, perché altrimenti prendo un sacco di danno. Sarà una cosa eterna, garantito. E sputa le bolle. Quello è l'attacco più facile da evitare di sicuro. Dopodiché lo fa di nuovo, quindi non c'è neanche un pattern di attacchi. Ah, non mi mordere. Ce la faccio, ce la faccio. Vai via. Ti prego. Ce l'ho fatta. Yeah. Si può evitare. Devo solo essere rapidissimo. Che fa? Le bolle? No, mi sa che sputa. Ah, corri, corri, corri. L'altra cosa che mi dà fastidio è che sono perennemente in solo.
perché, visto che i raggi, apparentemente casuali ma non casuali, colpiscono i miei amici e loro non hanno la decenza di spostarsi, mai, stanno sempre fermi, anche quando sono vivi. In realtà vivi ci restano molto poco tempo. No, dall'altra parte. Ti prego, vai via. Ha una combo alla volta. 2 anni e mezzo. Chissà se posso starle alle spalle. Tipo Dark Souls. Ah no, vai via. Non capisco se c'è qualche connessione tra quello che dice e quello che fa dopo. Ora sputa. Quando sputa è buono, perché se sono vicino posso anche darle un paio di botte. Magari alle spalle così. M'ha colpito? M'ha ricolpito? Scappa, Sora. Essenzialmente di sicuro andrà a finire che morirò e dovrò riequipaggiarmi degli eteri, perché avrò... Oh no no, vai via. Avrò bisogno di tutta la magia che posso per curarmi in questo combattimento, che non potrò davvero evitare il danno. Vedete, anche quando provo a scappare va a finire che mi colpisce. No, scappa. E mi ha preso lo stesso. Secondo me questo combattimento sarebbe stato assolutamente onesto se non ci fosse stata questa roba degli attacchi dal cielo. È stupido. Non vedo perché un boss dovrebbe avere questo potere idiota. Non stiamo neanche parlando di un boss finale del gioco. Un boss qualsiasi. Ah, ora torna dentro, va. Tra l'altro con tutta questa vita. Tieni. E scappa. L'unica speranza è fare questo in and out costante. E non ricarico neanche abbastanza magia a sostenere questa tattica. Oh, no. 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 Non posso mesciare il tasto più di così. Oh. Non esiste pausa, tra l'altro, in quell'attacco. Continua sempre. Che è un'altra cosa fastidiosa. No, scappa. Ti prego, lasciami andare. Ah. Anche quando sono vivi i miei compagni non fanno niente. Aspettano solo di morire. Nient'altro. No, che cos'è questa roba? Oh, quello era nuovo. Sono abbastanza sicuro di non averlo visto. Che sta facendo? Non ne ho idea. Mi guarda. Ah, ok, quello è un attacco nuovo, decisamente. Sarà perché ha meno vita adesso. No, questo è il fuoco che mi colpirà, mi sa. Ah, no. Per favore, grazie. Ogni tanto sei anche gentile, signora Mara. Aia. No, 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 scappa. Aiuto, sono morto. Chi mi ha curato? È rimasto vivo Paperino per un secondo, giusto il tempo di curarmi e poi morire di nuovo. In tal caso gli sono grato, davvero. Perché lui può restare morto, io no. Dai, non è troppo male in questo momento. Balca solamente... Oh, aiuto. Una barra della vita. Pippo, no. Oi, cosa mi ha colpito? Così lontano arrivano questi cosi. Caspita, che combattimento di merda. Se non vi spiace, questo ve lo accelero. Oppure lo taglio direttamente, perché non ho voglia di farvi vedere un altro tentativo in cui non faccio altro che lamentarmi di quanto questo boss mi sembri assolutamente scorretto. Quindi andiamo avanti. Ok, la prossima combo è l'ultima, se ci riesco. Forza. Lo fa di nuovo. Ora. E dai, muori. No. Ti prego, non mi uccidere adesso che... Ti giuro che... Mi incazzo. Non ho più curativi. A lei mancano 2 colpi. Io odio i combattimenti come questo, in cui vinci quando hai tanti curativi. E se non ce li hai, cazzi tuoi. Vai a quel paese. Combattimento schifoso.
Ehi, abbiamo ottenuto tuono. Thunder è il diario di Ansem. Fantastico. Thunder è una magia utile, mi conviene averla a portata di mano. Quindi forse... Vediamo, modifica. Energia assolutamente no. Blizzard è anche utile, però la mettiamo qui. Thunder. E io voglio salvare perché non me la faccio più, quella tizia. Non voglio farla. Complimenti. Attacca. Spero solo che la registrazione sia venuta, perché in caso contrario me la devo rifare e non voglio. E andiamo a vedere che c'è adesso, lì vicino alla serratura. Mi ricordo che qui vicino c'era esattamente quello. Thunder triangolo. Che cos'è? Per favore. Scheggia Mithril. Tutto questo per una scheggia Mithril. Ho aspettato tanto per una cosa che avevo a palate. Ottimo. E la serratura è da queste parti, lì sotto. Fantastico. Allora, penso che sarà automatico, no? Mi sa proprio di sì. Tell me, Sora, your world, what's it like? Oh, about that. Sorry for lying to you. It's okay. Besides, if you can travel to other worlds, maybe I can too. So many places I want to see. I know I'll get there someday. I'll find a way, somehow. I'm sure of it. Well, if you find it, do me a favor and leave me out of it. Tesoro marino? Dubito che sarà meglio di quello che abbiamo adesso. Controlliamo comunque. Tesoro marino, eccolo qui. Meno attacco ma più magia. Aumenta la forza di magie e evocazioni, che non usiamo però. Funziona bene anche come arma. Non so, mi sembra più utile questa, colpi critici a ripetizione. Però forse per noi è meglio potenziare la magia. Per ora vediamo come va col testa di zucca. E da qui non posso uscire, vero? No. Eh già. E allora torno al salvataggio e da lì possiamo andare verso la Gummy Ship. Ottimo, avevo intenzione di tornare qui per fare delle... come si chiama? Delle elaborazioni, per controllare, quindi tanto vale andare. Cominciamo mettendo l'abilità che volevo mettere. Ho visto che sono aumentati gli AP, quindi posso mettere iperguardia. Adesso, premendo quadrato, paro, fantastico. E per prima cosa andiamo dai Moguri per controllare cosa posso fabbricare. Sperando ci siano cose utili. E non collane che non metterò mai. Tu invece. Menu Gummy Block, che cos'è? Ah, solo questo. Fantastico, un'altra volta. In realtà mi farebbe bene dare un'occhiata là dentro. Perché ho visto nell'ultimo episodio, ho fatto il viaggio della Gummy Ship. Figo. Praticamente mi shottano a questo punto. Se non mi potenzio un po' la Gummy Ship.
In realtà non so cosa farci con queste cose per il momento, quindi faremo finta di nulla. No, ho sbagliato. Vai via. Qui dentro. Allora, tu sei quello che mi serve. Elaboriamo. Queste sono cose che ho fatto. Orecchino esperienza, non ho nessuno dei materiali richiesti. Questo l'ho fatto. Bracciale angelico, questo non ce l'ho. E lo posso fare, ma perdo tutte le schegge tuono. Vediamo se c'è qualcos'altro. No. Solo questo che posso fare. Va bene. Per questo mi mancano le stele gelante e stele ardente. Si trovavano le prime, quelle ardenti ad Agrabah, quelle gelanti dai nemici del... che abbiamo appena sconfitto, insomma. Distintivo Moguri. Le pietre non le ho mai viste. E i mitri li ho trovati solamente dentro il, i forzieri. Per ora non so dove farmarli, quindi non so davvero come fare. Orecchino esperienza. Tutti questi materiali non li ho mai visti. Vediamo se uscendo e rientrando cambia qualcosa adesso. Parla. Orecchino esperienza, ingemonile. AP più, anello oscuro. Sì, sono comparse un sacco di cose in più. Posso fare il mithril? Ah. Però serve una pietra mithril che non ho mai visto. Ok, catena eroica, schegge potenti, stele potente, pietra forza. Vediamo questo anello oscuro che è l'unica cosa che posso fare. Ma AP più mi sembra una cosa utilissima. Davvero utilissima. Anello oscuro tra stele e stele umide. Vabbè, è l'unica cosa che posso fare, la facciamo. E più di questo, niente. Ok. È andata comunque abbastanza bene. Controlliamo. Scusami. Solamente due slot però. Mi sento che a questo punto dovrei averne di più. Anello oscuro, cosa fa? Aumenta la difesa e annulla i danni oscuri. Speravo meglio. Mentre l'altro è sotto il bracciale angelico. Aumenta il PV e la difesa. Praticamente è ottimo. Sì, se non mi riducesse di uno la magia sarebbe ottimo. Al posto dello zanna bianca lo posso mettere? No, perché ci perdo attacco e punti abilità. E non mi conviene per niente. Facciamo senza un MP, vediamo come va. Per quel po' di vita in più secondo me non ne vale la pena. Abbiamo visto che la magia è molto più utile. Quindi teniamo quello che avevamo prima. Che era la fascia magica, no? Penso proprio di sì. E andiamo da Merlino, visto che dovevamo fare quello lì, questo, secondo loro. Mannaggia a me, e alle parole che mi mancano e si ingarbugliano. Di qua. Sappiamo benissimo dove vive Merlino. Ma qui c'è sempre gente, che a questo punto sciottiamo, fantastico. Che bello, scheggia dell'ira. Beh, visto che siamo così forti, perché non perderci tempo, no? Tanto, questo episodio non penso che andremo in altri mondi, oltre a quello che ho appena finito. Forse durerà un po' di meno, perché taglierò gran parte degli scontri con Ursula, sia la prima che seconda fase, che sono state di una noia allucinante. Soprattutto il secondo, molto molto lungo. Senza essere davvero necessaria questa lunghezza del combattimento. È stato davvero noioso. E quindi taglierò molto. Al massimo possiamo dare un'occhiata alle pagine strappate che abbiamo trovato. E io non dovevo cadere giù come un idiota. Soprattutto adesso che ho gran salto. E non rischio di sbagliare. Perché posso allungare il salto, appunto. Avanti. Lì dentro mi serve ancora il trio giallo che io confermo che non ho ancora. Quando lo posso fare questo benedetto mondo di Ercole? Dovrebbe essere uno dei primi tre, e invece sto ancora in attesa. Incantatore? Un altro Keyblade? No, non voglio andare alla Batcaverna. Armi? Vediamo un po'. Incantatore. Il danno riduce di tantissimo, ma aumenta di due i punti magia. No, sinceramente no. A questo punto quello che ci ha dato Ariel sembra una via di mezzo tra questo e quello che stiamo usando in questo momento. Andiamo a mettere queste due pagine, va? E chiudiamo qua l'episodio dopo aver fatto quello che vuole l'orsetto suicida.
Allora, l'altra volta mi sa che ero andato lì dentro. No, avevo staccato all'albero dove mi ha fatto raccogliere il miele, mi ricordo benissimo. Questa era la prima zona. Quindi, queste due evidenziate sono le pagine nuove. Aspetta, qui sono sicuro di esserci già stato. Qui invece no. Voglio dare un'occhiata qui. Prima. Mi sa che questa è la casa del coniglio. Si chiamava Tappo? O mi sbaglio? Sinceramente in questo momento non ne ho idea. Dovremo entrare in casa quasi sicuramente. Qui fuori possiamo esaminare questa, ok. C'è una lettera. Ok. Non posso neanche prenderla. Non gliela posso portare? No. Qui dietro... Oh, Pimpi e Pu. Ho preso sul nome. House è scritto male. Faremo finta di niente. Ah, vabbè. Certo che non c'è nessuno, ovvio. Io posso entrare dentro? O è tipo sprangato dentro? No, posso andare. Quindi Tappo è un sociopatico. Si era rinchiuso in casa e non voleva farsi trovare. Dai, nasconde pure il miele a Pu. Ma chi sei tu? Fammi capire. Che razza di amico dovresti essere? Come non sentirti obbligato? È l'unica cosa che fa nella sua vita quel coso. Vuole solo miele. Dopodiché può anche morire. Quindi che glielo chiedi a fare? Certo che se lo mangia tutto. Chissà perché l'aveva nascosto, voleva conservarselo, poverino. Non avrei dovuto farglielo vedere. Gli ho rovinato la vita, praticamente. Povero Tappo. Sì, Tappo, ti frega tanto dell'amico, una volta che c'hai il miele che ti frega a te. Mi spiace. Non te lo volevo portare in casa. E quindi il mio ruolo in tutto questo, a parte avrei rovinato la vita del coniglio? Manca il... la tigre e l'asino anche. Dovrebbero essere tutti qui. Ho finito di parlare con tutti? Mi sa di sì. Beh, lo lascio qui, nella sua depressione. È un mondo molto triste questo di Winnie the Pooh. Ma molto. Tutto qui però, mi sembra strano. Che non ci sia nient'altro da fare a parte... distruggere... la conserva di cibo di Tappo. Carrots. Andiamo a dare un'occhiata di nuovo dentro, perché magari cambia qualcosa, se no poi ce ne andiamo e vediamo l'altra stanza che potevo raggiungere. No, è ancora tutto come prima. Pimpi, niente da raccontare? Sì, ok, devo andare negli altri posti, chiaro. Da esaminare non c'è più niente, quindi addio. Usciamo da qui, visto che penso si possa fare. Aha, succede qualcosa. Cos'è, ha avuto un'indigestione e sta morendo. Dov'è? Però... Oh no. No, non... Vabbè, sì. Certo. Posso dargli un calcione e mandarlo dall'altra parte? Ah, mi ripete la stessa cosa. Pimpi, tu sei più utile. Che fare? Un calcio, è facile. Tappo, tu sembri più intelligente qui dentro. Se solo potessimo fare qua... Prendi la scopa che sta qui vicino.
Fai il tuo lavoro. Usa la fantasia. Allora, andiamo a recuperare questo tipo. Ma hai appena finito. Sì, va bene. Chi è questo? Ah, sempre tappo. Ma non puoi entrare dalla porta? Cosa che hai appena fatto? Per essere uscito. Ci vuole ste succo di carota? Non so, non la capisco questa idea. Che succede? Sono sparite le carote. Ah no, è arrivato Tigro. La Madonna. Hey there. Name's Tigger. T-I-double-G-R. That spells Tigger. Well now, I don't think I've ever seen you before. Hello, Tigger. You've just bounced my new friend, Sora. Hey, Pooh. Say, you're looking mighty uncomfy today. Is that some new exercise? Why, bouncing around is a lot more fun. Why do you bounce around so much, Tigger? Why? Because bouncing's what Tiggers do best! Speaking of which, my bouncing spot has gone and disappeared. So for now, this will be my new bouncing ground. Povero Tappo, mi fa tenerezza. Ci credo che sia chiuso in casa per non stare con questi psicopatici. Ok. Quindi un altro minigioco. Ok, ho capito, non c'era bisogno della dimostrazione. Due salti e la carota è andata. Chiaro. Lo uccido. Va bene. Che c'è? Magari dimmi, non puoi uccidere Tigro. Ah, di nuovo. Cioè, come l'altro minigioco, insegui. Ok. Va bene. Ma spero sia più complicato dell'altro. L'ultima volta letteralmente non ho fatto altro che stare fermo e ho finito al massimo del punteggio. Blocca. Ok. Questo non lo capisco, questo gioco. Come? Ah, ok. Devo premere il triangolo al momento giusto. Ah, è una cagata pazzesca. Tutto qui. Beh, a volte non funziona. Ho capito, comunque è facile. Appena salta, premo triangolo. Ed è finito così il gioco. Pensavo di dover correre io dove stava andando lui. Il che sarebbe stato molto più complicato. Ehi, mi è saltato addosso per i fatti... Wow, si è bloccato. Dimmi di sì. No. Perché non mi è comparso il comando? Ehi, ehi, ehi. Non va bene questa cosa. Oh, maledetto. Senti, ma se non salvo nessuna carota va bene uguale. Guardalo, che lo insegue male. Scusami, ma vorrei avere il comando. Se no... Basta che ne ha salvate un paio? Possiamo fare un po' di succo di carota, eh? Ne ho salvate 15? Sono un grande. Oh, what's going on? Nobody keeps up with Tiggers! Maybe there's something wrong with my tail. Ma di niente, tranquillo. Senti, facciamo così, quando avrò finito con tutta questa roba del tuo mondo, ce ne scappiamo insieme, perché tu non meriti di stare insieme a questi altri. Ok. Voglio farlo io. Posso?
Ti spiace se prendi in prestito la scopa che c'hai lì? Ma va bene anche così, dai. Niente, è lo sfigato della situazione. Where am I? It's ever so dark in here. Well, it isn't so bad, I suppose. There is plenty of honey. Scheggia mithril, tutto questo per una scheggia mithril. Potrei avere oggetti utili ogni tanto. Allora, qui no, ci siamo già stati. Tranquillo, lascia perdere. Questo posto invece non me lo ricordo. Non ci posso andare? Mi sa proprio di no. E questo prima non era illuminato. Ma non posso andare neanche qui. Qui invece? Sì, qui voglio andarci. Eh no. Hanno fatto secco l'asinello. Ah ok, è vivo, tranquilli, va tutto bene. No, tranquillo, ci penso io. Immagino che il tuo amico sia troppo impegnato a mangiare per fare qualcosa per salvarti. Al solito dovrò fare tutto quanto io. Che in realtà ho appena rovinato la vita di Tappo, però fa niente. Ehi, ci sei anche tu. Ah, con l'aiuto per le carote. Ah vabbè, se vuoi ringraziarmi, come preferisci. Allora, lui è fermo? No, continua a galleggiare. Chissà se succede se lo lascio fermo. Grazie Pooh, grazie anche a te. Ok. Sì, mi sa che non ha la coda, eh. Ah già, ecco qua. Mi ricordo che questo era un problema costante con questo personaggio. Andiamo a trovarla. Certo. Cerchiamo, tu vai a mangiare, io cerco la coda. Cos'è il gufo di nuovo? Non mi dire che è parte del minigioco. Cerca la coda di Io. Ecco, bravo, vai tu. Ma ah, scansa fatiche. Ok. Vabbè, devo prenderlo a calci finché non arriva là sopra oppure ti muovi da solo? Pooh, ho premuto triangolo, parla e non parla. Che succede? Sono confuso. Ehi, senti, dovresti venire con me. Magari basta arrivare lì, eh. Tu invece? Ah, fantastico. Quando si sente osservato si muove, tipo giocare a 1-2-3 stella, però al contrario. Spero che voi sappiate di cosa sto parlando. Avrete giocato a 1-2-3 stella quando eravate bambini, forza. Sarà una cosa noiosissima. Magari devo tenerlo anche lontano dai vasetti di miele, perché se no lo perdiamo. Immagino funzioni così la cosa. Non deve essere troppo difficile, a meno che non ce n'è uno piazzato strategicamente proprio in mezzo tra noi e il posto in cui siamo diretti. Sembra di no, per il momento. La cosa buona è che si muove in linea retta proprio verso di me, quindi è facile fargli prendere la strada che voglio io. Basta che ti dai una mossa. Ok. Dimmi tutto. Spingo, vabbè. Col pendolo. Scusa.
Ah, solo. Ah, è semplice, dai. So come funziona un'altalena. Ma, per favore. Ma non c'è bisogno che me lo dici tu. Sì, ho capito. Vai. Ah, quando è lì? Va bene. Uè, vola pu. Ciao. Beh, mi sa proprio di sì, è la tua. Sora, spostati da lì. Che stai facendo? Sora, please, grazie. L'ha attaccata con la lingua. Ok. Abbiamo fatto anche qui? Era questo il minigioco scemo di questo passaggio? Sì. Cosa abbiamo avuto? Forza del tempo? Stop è diventato stoppera. Quindi è utile questo mondo. Fa anche cose importanti a parte darmi schegge mitril e roba del genere. Questa dovrebbe essere ancora la casa di Tappo. Zone nuove non ne vedo perché abbiamo solamente due pagine strappate. Una era all'interno del mondo di Agraba, una l'abbiamo trovata nel mondo della sirenetta. Quindi va bene così. Io direi che possiamo salvare qui e ci vediamo la prossima volta per andare avanti nel prossimo mondo. Ciao a tutti ragazzi.